Amici, amici, bentrovati. Questa sera con estremo piacere ho un ospite di San Cataldo. Andiamo a sentire i partner. Allora, sindaco, si inaugura, si riapre questo luogo nel centro, nel cuore della città. Apriamo la pagina della cronaca di questa sera. Anche la settimana che è trascorsa è stata una settimana interessante dal punto di vista politico. Bentrovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea sul canale 178. Parliamo della fruizione dei centri storici che sono molto importanti, ma non solo per Ragusa ma in tutta la Sicilia. Grazie a Dio abbiamo dei centri storici molto belli, molto interessanti. Pensate che ora per esempio Salemi è entrato nel novero dei borghi, nel borgo dei borghi in terza posizione, sono dei posti veramente da visitare. Abbiamo un problema per quanto riguarda Ibla ed è una questione annosa, dipende dalla difficoltà a raggiungere il centro storico. Questa storia dei bus e dei posteggi purtroppo sembra irrisolvibile. Stamattina già due guide mi hanno telefonato dicendo: guarda che cosa accade. Allora, se guardiamo attentamente questa foto, chiaramente sono fatte in verticale perché la gente non pensa molto alla televisione, pensa al suo telefonino. A quella prima regia, vediamo quella lì. Perché qual è il problema? Non c'è più la possibilità di fermarsi al signoruzzo ritrovato e quindi si obbligano, come vedete, le persone a camminare lungo i bordi della circonvallazione con il rischio, perché poi mi pare che c'è un'altra foto, con il rischio tangibile che qualcuno possa essere, eccola qua, possa essere messo sotto, perché capite, girare la curva, uno si trova tanti ragazzi, poi sapete che i ragazzi, soprattutto quelli delle scuole, è difficile controllarli in modo tutti insieme, insomma, poi dopo che sono stati sul pullman sai come si scatenano. Quindi allora qual è la richiesta, qual è l'esigenza? La richiesta e l'esigenza è quella di poter tornare come era prima, cioè poter fare, dove c'è il signoruzzo ritrovato, il giro per il pullman e ritornare indietro. Però, e qui facciamo vedere la foto dei pullman, e c'è il problema che le strade sono strette, perché se noi vediamo che c'è il pullman lì, se le strisce blu, se ci mettiamo le macchine, quindi è chiaro che con le strisce blu e le macchine il pullman, cioè non c'è più spazio per fare avanti e indietro. Allora io mi chiedo, l'esigenza è dare più stalli alla ditta delle strisce blu, perché se no i sicilani non hanno i conti giusti, oppure l'esigenza è favorire i pullman a fare tutta la strada avanti e indietro senza creare l'ingorgo del secolo? Io credo che comunque questa è una sfida che noi dobbiamo accettare e che dobbiamo cercare di vincere, perché solo dando una fruizione precisa, comoda, ben organizzata a chi vuole venire a visitare la nostra città, ma come tutte le città storiche della Sicilia, dobbiamo dargli la possibilità di farlo. Come per esempio vi posso dire che qua davanti al signoruzzo ritrovato erano stati realizzati degli ottimi servizi pubblici, bagni con i lavandini, ma molto belli, fatti in pietra a secco, una cosa molto bella, lo sapete, sono murati. Perché sono murati? Ah, perché non sappiamo come l'avesse a gestire, ma è possibile in una città turistica come questa? Quando invece noi dobbiamo guardare a dare sempre servizi maggiori. Vi ricordate la stazione passeggeri di Pozzallo? Con tutte le difficoltà sta partendo, l'abbiamo fatta funzionare. Ma oggi ci è arrivato il servizio della stazione passeggeri
di Porto Empedocle. E vi devo dire che hanno fatto una cosa come si deve, no? Hanno fatto un bellissimo lavoro, perché il passeggero che prende il traghetto, che prende l'aereo, che prende il pullman, porca miseria, ha bisogno di avere, se no che può stare fuori, vi ricordate a Pozzallo stavano tutti così quando dovevano prendere il catamarano. Ora invece c'è una stazione passeggeri ancora non del tutto fruibile, ma a Porto Empedocle c'è una bellissima stazione passeggeri che mi sembra molto molto ben fatta. Vedrete questo servizio, intanto vi dico che il Premier è andato in Etiopia, dice che ne interessa, ci interessa perché il concetto di andare nei paesi da dove arriva la maggior parte dei migranti e cercare di capire come si può superare questa difficoltà delle decine, delle centinaia di migliaia di persone che arrivano da noi è molto importante. Oggi sono arrivate altre 300 e passa persone nel porto di Pozzallo, l'hotspot è stato liberato, ma è chiaro che era stato subito riempito nuovamente. Non è situazione che si può fare, a parte i costi, perché io poi vorrei capire quanto costa ogni migrante. Ma che ti metti a fare la speculazione dei costi? Ma certo, c'è gente qui da noi che non ha manco pane più mangiare. Vabbè. Allora, vediamo questo servizio sulla Meloni, 25 secondi, e sulla nuova stazione passeggeri di Porto Empedocle, che poi serve a noi quando andiamo a Lampedusa, quando andiamo a vedere queste bellissime isole con la nave, e guardate che bella stazione. È partita da Addis Abeba la visita di due giorni di Giorgia Meloni in Etiopia. Tra i temi al centro degli incontri, il rafforzamento delle relazioni bilaterali, migranti, cooperazione economica, sviluppo delle partnership commerciali. A quella della Meloni seguirà anche una missione imprenditoriale, come promesso nel bilaterale a Roma, proprio per sostenere l'Etiopia nel programma di riforma e trasformazione economica, mettendo a disposizione la competenza delle imprese italiane. Un nuovo terminal passeggeri per Porto Empedocle, cittadina in provincia di Agrigento. L'edificio, su due piani, è stato realizzato parallelamente alla linea di banchina, a una distanza di circa 20 metri. L'opera, costata 3,2 milioni di euro, rientra nel programma europeo di azione e coesione 2014-2020. Pasqualino Monti, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. Un suo terminal passeggeri. Il servizio per le isole, per il cabotaggio nazionale, per noi è fondamentale, è importante e devo essere onesto, per me è una grande soddisfazione. Il quinto terminal che realizziamo nei quattro scali di nostra competenza, oggi sei ma da poco, e quindi ecco, non è l'ultimo, cioè non è ultimo, anzi è uno dei primi per ordine di importanza, perché viene realizzato nella parte sud-occidentale dell'isola ed è chiaramente un elemento di ricucitura di una ferita che esisteva tra il porto e la città. Al taglio del nastro del nuovo terminal ha partecipato l'assessore del territorio e dell'ambiente della regione siciliana Elena Pagana, che ha aperto all'ipotesi dell'approdo delle grandi navi a Porto Empedocle. Perché no? In Sicilia abbiamo tutto il potenziale per realizzare questo e tanto altro, il tutto nell'ottica della sostenibilità e della transizione ecologica, che è la grande sfida che abbiamo voluto accettare. Il porto di Porto Empedocle rappresenta un'opportunità di sviluppo sia per la Porto Empedocle ma per l'intera provincia, visto che noi abbiamo una fascia costiera particolarmente importante ed una serie di luoghi culturali come Agrigento, Alcalà dei Turchi e altre località che è necessario visitare. Quasi tutto poi dipende da chi amministra una città. Sì, cioè fai la stazione passeggeri, mica lo fa il comune. Lo faranno certamente gli enti un po' più grandi, però chi amministra la città deve saper bene come investire, se investe, bisogna decidere cosa fare, se è meglio, io faccio sempre la battuta, la pista ciclabile o qualcos'altro. Questo dipende appunto dalla visione che ha un'amministrazione, un sindaco della sua città. Ora noi siamo in campagna elettorale, è chiaro che ci occupiamo molto di questo, anche perché mancano molte altre notizie per la città di Ragusa e quindi andiamo a questo. Cosa è successo oggi pomeriggio? È stato inaugurato il comitato elettorale di Riccardo Schirinà. Ieri abbiamo parlato del comitato elettorale
di Cultrera, oggi parliamo quello di Schirinà. È chiaro, come vedete c'era tanta gente, come sempre accade in queste occasioni, perché è il momento proprio per vedersi tutti, non per contarsi, perché non basta certo un comitato elettorale per contarsi, ma c'era tanta gente. Questo ha dato molta spinta al candidato. Infatti lo abbiamo intervistato e proprio dalla gente parte la sua emozione. Vediamo. L'apertura di un comitato elettorale segna il via ufficiale di una qualsiasi candidatura. Avete scelto il centro storico di Roma. Cosa c'è da fare, Riccardo? Oggi è partita la campagna elettorale e me ne sono accorto quando, venendo qui, le persone a me più vicine erano emozionate. Quindi sta iniziando l'emozione, e la campagna elettorale, la politica deve sollecitare emozioni. Noi dobbiamo fare in modo che la città si appassioni alla città, al futuro della città, alla politica, si entusiasmi. Il vero obiettivo non è vincere o perdere le elezioni, il vero obiettivo è entusiasmare la città. Ed entusiasmare la città rispetto ad un'idea di ambizione della nostra città. Noi abbiamo una città con potenzialità enormi e con delle performance assolutamente mediocri. Dobbiamo dare alla città una scossa, dobbiamo dare alla città un messaggio di ambizione. A 36 anni mi sto candidando a sindaco proprio per mettere tutta la mia passione, il mio entusiasmo, la mia voglia di cambiare e la mia voglia di creare le condizioni perché mio figlio, che ha 3 anni, tra 20 anni possa avere tutte le opportunità di scegliere di vivere nella nostra città, che è una città meravigliosa. Ritengo che in questi 10 anni è mancata la politica a Ragusa. Abbiamo avuto come sindaci brave persone, ma lontane dal mondo della politica, che hanno fatto perdere autorevolezza alla nostra città. Noi abbiamo perso l'università, che aveva 5.000 studenti, e non abbiamo neanche 1.000 studenti. Abbiamo perso la Camera di Commercio, l'ASI, l'ospedale ogni anno per... È una questione di peso politico nelle stanze dei bottoni. È un discorso di mancanza di autorevolezza e di mancanza di dialogo con la politica. È impensabile che il sindaco della città capoluogo possa essere sostenuto solo da liste civiche, possa mettere un muro grande quanto una casa con il dialogo, nel dialogo con i partiti. Non esiste una città capoluogo in Italia che abbia un sindaco staccato dal mondo della politica. Questo fa perdere autorevolezza alla nostra città. Ma la cosa è ancora più grave, perché l'amministrazione uscente si sta presentando non solo sostenuta da liste civiche, ma da liste civiche finte, che dietro nascondono partitismo, che dietro nascondono Caetano De Luca, Ignazio Abate con la DC di Cuffaro, Nitto Rosso con Azione e così via. Quindi noi stiamo dando una... Ci fosse un pudore... dare una proposta agli elettori trasparente. Addirittura avevano chiesto anche a Fratelli d'Italia di sostenere questo sindaco, solo che di non mettere il simbolo, ma mettere un altro simbolo. Noi stiamo dando alla città una proposta elettorale trasparente. Non prenderemo in giro la città, le persone che mi sostengono sono conosciute dalla città, la loro storia è conosciuta dalla città, la mia coerenza politica è il cardine di questa, è il cardine e la garanzia di questa proposta politica, ma la vera garanzia è la voglia di cambiare, la voglia di pensare in grande. I prossimi appuntamenti a fine mese, il programma che è ancora aperto? Il programma noi lo pubblicheremo sin da lunedì. Il programma sarà un programma aperto, perché stiamo continuando le interlocuzioni con la città. Io ho parlato con tanti parroci della città, con aziende zootecniche, con commercianti, sto facendo il porta a porta per parlare con quante più persone possibili e per ascoltare le esigenze della nostra città. Il prossimo appuntamento sarà il 27 aprile, faremo l'apertura ufficiale della campagna elettorale, sarà un momento di incontro, di confronto sul programma, di esplicazione del programma, sarà un momento anche in cui inviteremo degli ospiti e in cui ci apriremo alla città. La campagna... Si vedranno anche gli altri candidati al Consiglio? Sì, noi le liste verranno presentate entro il 2 maggio, abbiamo noi 5 liste, il Partito Democratico, Territorio, la lista Generazione con Demos e il Partito Socialista Italiano, la lista Patto per Ragusa e la lista Schirinà Sindaco con Ripensare e Più Ragusa. Presenteremo tutte quante le liste e i candidati in quell'occasione, ma inizieremo a presentare il programma per la città, un programma ambizioso, un programma in cui l'impegno principale che prenderemo con la città è fare in modo che tra 5 anni, quando ci ripresenteremo al giudizio degli elettori, non metteremo neanche una clessidra. La proposta elettorale di un sindaco che ha finito il proprio mandato deve essere il bilancio, deve essere un bilancio senza clessidre, di sole opere realizzate. Quindi l'emozione di Riccardo Schirinà è quando ha visto tanta gente, ora capisce che
il compito gli è stato affidato e deve svolgerlo fino alla fine. Qui vedete Riccardo Scrinai, come avete sentito anche l'intervista di ieri con Peppe Calabrese, è attorniato da quelli del PD. Vedete Peppe Calabrese e Nello Di Pasquale. Qualcheduno, no? Poco anche, devo dire, perspicace, mi ha scritto una lettera dicendo: ah, però intervistate sempre Di Pasquale. Ma qui abbiamo quattro deputati in tutta la regione, in tutta la provincia, Di Pasquale e di Ragusa. Io lo conosco da 40 anni, è chiaro che ho un rapporto di amicizia ed è quello più disponibile per tante cose. Quando uno gli telefona, fammi una parlata di là, gli altri è molto più difficile trovarli. Poi ci sono quelli che non rispondono mai, no? Ignazio Abate, una volta su otto risponde, almeno Nello Di Pasquale, quando lo chiami, risponde sempre. Questa è una cosa importante per un giornalista. Vediamo Nello Di Pasquale, che giustamente è nella sede del comitato elettorale del sindaco che lui appoggia. Vediamo. Questa sera apre il comitato elettorale di Riccardo Scrinà, tantissime persone, tantissimi ragazzi. Una Ragusa è presente che non vuole galleggiare, una Ragusa che non vuole accontentarsi, una Ragusa che vuole andare oltre, una Ragusa che vuole essere all'altezza di un comune capoluogo, una Ragusa che vuole essere presente in tutti i processi politici importanti che riguardano una città e non solo la città, anche il territorio provinciale. Un uomo che ha ambizione abbastanza per poter superare le difficoltà e avere una visione della città. Riccardo Scrinà questo ce l'ha e tutti noi lo stiamo aiutando proprio per arrivare a questo risultato, che non è un risultato, un obiettivo per lui, questo è per la città, questo serve alla città e noi siamo qui a sostenerlo proprio perché la città ne ha bisogno. E allora in bocca al lupo, lo facciamo per tutti naturalmente. Allora, a proposito di centro storico, vi posso dire che domani sabato in mattinata è stato organizzato un incontro per quanto riguarda Ibla, soprattutto il centro storico di Ibla, e come vedrete ora nella locandina ci sono i quattro candidati a sindaco. Incontro sarà domani sabato 15 aprile, teatro Donna Fugata, Ragusa Ibla. Devo dire che è stato organizzato con una grande, diciamo, serietà, perché è un po' all'americana, ogni domanda risponde prima uno, poi l'altro a giro, insomma una cosa molto CNN, come si dice, le grandi televisioni americane. Io avrei fatto una cosa più amichevole e più fratello, però questo domani chi vuole andarlo a vedere al teatro teatro Donna Fugata a Ibla, potrete vedere l'incontro dei quattro sindaci, va bene? Vediamo come va a finire. Un'altra area importante è quella di tutto il centrodestra, che si è ritrovato nella candidatura di Giovanni Cultrela. Vediamo questa intervista. Questa volta non è un candidato a sindaco, può capitare, non è che tutti si possono candidare a sindaco, ma abbiamo il coordinatore del Movimento Insieme, che, come già vedete dall'immagine alle nostre spalle, fa riferimento al candidato a sindaco Giovanni Cultrela per l'area del centrodestra. E l'ingegnere Maurizio Dumino, che è un personaggio conosciuto dal punto di vista politico perché ha avuto i suoi trascorsi
al comune di Ragusa, è stato consigliere comunale, però diciamo gli ultimi 5 anni no, perché la lista c'era, cioè, successo qualcosa, però ecco, questi 5 anni ti sono mancati, Maurizio? Ma sì, mi si era spento l'entusiasmo, a dire il vero, perché la scorsa consultazione elettorale mi è stato buttato del fango addosso, sì, pesante, tanto odio, tanta cattiveria gratuita che poi, come dire, fa certamente male, fa male al sottoscritto, ha fatto male alla mia famiglia e quindi avevo perso un po' di entusiasmo. Devo dire che l'avvento e la disponibilità di Giovanni Cultrera ha riacceso un entusiasmo sopito e adesso sono davvero impegnato. Anche se non sei direttamente in campo, non sei candidato. No, non sono candidato, ho scelto di non candidarmi ma di dare sostegno pieno alla lista Insieme e affrontare questa battaglia insieme a Giovanni Cultrera, offrire la mia esperienza, le mie energie, le mie risorse, le mie forze, perché bisogna davvero cambiare, perché in questi anni si è fatto poco, anzi si è fatto forse nulla e quindi abbiamo un obbligo, un diritto e dovere, noi cittadini di Ragusa, noi che amiamo la nostra città. E di questo ne parleremo. Senti, intanto facciamo un attimo di cronistoria, Insieme è un momento nato quando? 10 anni fa? 10 anni fa, in occasione della mia candidatura a sindaco, fu quello il momento in cui nacque la lista, che raggruppò la maggior parte dei consiglieri del civico consesso di allora. Eravamo 6 consiglieri, tra l'altro agguerriti, tra i più votati della civica assise, e facemmo quella esperienza che poi finì, come ricordi, direttore, nel peggiore dei modi e non certamente per colpa mia. Vabbè, queste sono cose che accadono in politica, ma bisogna fare un altro discorso. E allora, bene, tu dici che è stato fatto poco, tutto quello che si dice in verità non è così, perché chiaramente ognuno fa il suo lavoro, ma il sindaco giustamente è lì a dire: abbiamo 5.000 cose fatte, le strade, le piazze comuni, i soldi li abbiamo presi, paghiamo meglio di tutti, insomma siamo i migliori che ci sono nella piazza, ma la tua faccia non ne sono convinto. L'amministrazione, quali sono le cose che mistifica la realtà, racconta di una città che non esiste, la città è diventata più povera, la città è diventata più sporca, la città è molto più arida, non c'è effervescenza, non c'è entusiasmo e quindi il sindaco Cassì racconta un'altra realtà. E a me dispiace, perché dovrebbe essere onesto prima con se stesso e poi con gli altri e raccontare che non ha capacità nell'amministrare la cosa pubblica, perché tutto ciò che è stato fatto è ordinario. Non basta cambiare 4 lampadine, certo, e asfaltare le strade, in verità sono... Non serve un sindaco, non dico, è tutto nella normalità. Occorre una visione, occorre una strategia, occorre un progetto di ampio respiro. Il sindaco si ha dimostrato di non averlo e ora rendi conto, negli ultimi mesi fa propaganda raccontando mirabilie, certo, ma in verità è tutt'altra cosa. E io mi chiedo, direttore, visto che siamo lì a leggere sui social ogni giorno che è stato piantato un alberello, che è stato fatto questo, che è stato fatto quest'altro, ma perché certi temi non vengono toccati? Perché il sindaco Cassì dimentica o fa finta di dimenticare che il comune è stato obbligato a fare un accordo transattivo con la Tecne e a risarcire circa 1 milione di euro? Perché il sindaco Cassì non racconta del perché entro 30 mesi non viene approvato il piano regolatore generale in aula, dovremo risarcire altri 3 milioni di euro alla Tecne? Questo lo ha dimenticato o ha fatto finta di dimenticarlo? Sono misteri, cose strane, come il finto Caravaggio che ci spacciò qui per un'opera d'arte. Poi defenestrò l'assessore che per 4 anni e 8 mesi fu al suo fianco e gestì il settore, scoprendo d'un tratto che era inadeguato al ruolo. Allora, scusa, però, la Tecne, questa dice, perché non lo spiega il sindaco? Tante volte bisogna anche parlare di, ma chi erano questi? Cioè, perché la Tecne cos'è? Una società, io lo so,
Tecnè, sì, una società che aveva immobiliare che aveva chiesto di edificare il terzo centro commerciale su Ragusa come se due non bastassero. Bene, presentò un progetto, fu approvato dal comune, realizzò delle opere che furono prese dal comune in possesso, sono usufruite da tutti i cittadini di Ragusa. Opere di autostrade, via Melilli per dire, sì. E per di più in perequazione cedette buona parte delle aree di proprietà al comune, che li regalò al centro Feliciano Rossitto, al centro Risvegli Blei, tutta quella zona lì. Bene, adesso è nato un problema e la Tecne ha chiesto un risarcimento cospicuo e importante. Si parlava di 15 milioni di euro perché d'un tratto, siccome il comune ha avuto un atteggiamento di chiusura nei loro confronti, la Tecne ebbe a dire: beh, a questo punto ridatemi indietro tutte le aree che io vi ho ceduto, pagatemi le strade che io ho realizzato, che il comune di Ragusa sta usufruendo. E quindi secondo te questa però è una colpa del comune? Certo che sì, non può essere la Tecne né tantomeno di Maurizio Tumino, è colpa di chi ha amministrato nel passato e di chi ha amministrato adesso. E quindi ora questa cosa ci resta, perché se questi ricostruiranno il famoso suolo che c'era, consumo zero, come finisce? Ma queste sono un'altra delle bugie che va raccontando in giro il sindaco Cassì. Dovrebbe essere, torna a dire, onesto con se stesso. Il piano regolatore perché non arriva in aula? Il piano regolatore, tu sei un ingegnere tra l'altro. Sì, dico, ma al di là del fatto tecnico e al di là della mia professionalità a riguardo, io da cittadino mi chiedo: ma perché il piano regolatore non arriva in aula? La risposta, caro direttore, è semplice: perché sono state scoperte le pipe nel sacco. Si voleva fare qualcos'altro. C'è qualcosa che non va? Assolutamente sì, io ho documenti incontrovertibili che dicono cose che davvero dovrebbero fare preoccupare i ragusani. È stato pensato. Se ne può accennare, non lo so. Sì, assolutamente, non ho. Ci querela, non lo so. No, ma io sono abituato ad essere querelato e a vincere in tribunale, perché tutte le cose che mi sono state rivolte contro. Il problema è che per i giornalisti e l'avvocato lo sa, la querela è penale. Sì, ma io ho subito anche querele penali, condanne mai. Ho l'orgoglio di dire sempre la verità, e questa è un'altra verità, caro direttore. Cos'è successo? È stato pensato di modificare la destinazione urbanistica di alcuni terreni di persone appartenenti al nucleo familiare stretto del sindaco Cassì. Questo non è possibile, caro direttore. Non è possibile perché il sindaco Cassì, da uomo di diritto, dovrebbe sapere che l'articolo 78,2 del TUEL prescrive l'astensione dal partecipare a sedute di giunta in cui si ragiona di strumenti urbanistici che hanno attinenza con parentela stretta, fino al quarto grado. E si è pensato di modificare non un metro quadrato, 10 metri quadrati, oltre 20.000 metri quadrati di area e destinarla da verde agricolo a turistico alberghiero. Questo non si può fare. Ci si può fare un albergo, una villetta, sì. Una cosa, insomma. Turistico alberghiero. I valori dei terreni passano da 5 euro a 150 euro al metro quadrato, certo, per 20.000 metri quadrati. E allora questo non è corretto, questo non è onesto, e ci si dovrebbe solo vergognare, caro direttore, perché chi fa amministrazione dovrebbe perseguire interessi di comunità, e in questo caso non sono stati perseguiti interessi di comunità, ma interessi particolari. Tutto è possibile. Se era a conoscenza il fatto è grave e gravissimo, se perché c'è dopo. Se non era a conoscenza è ancora più grave, perché vuol dire che lui non governa i processi e non li gestisce. Senti una cosa, questi sono problemi che poi i tecnici riescono a capire bene, che a me come cittadino, ma in generale, cioè quando io vado in giro dico: ma sì, ma chi dice a Terremale Cassì? Ma non ha fatto nulla di male, cioè, ma non ha fatto nulla di bene. Ha gestito la cosa pubblica seguendo le regole dell'ordinaria amministrazione. Racconta di un paese che non esiste. Io l'ho definito Cassì nel paese delle meraviglie, perché ci racconta che ci sono parchi, 2500 alberi, e forse Ragusa, secondo il sindaco uscente, è diventata la città più green d'Europa, ma in verità ci sono erbacce ovunque. Forse a questo lui si riferisce quando parla di verde pubblico. Bisogna avere il coraggio di dire le cose. Per 5 anni ci ha propinato delle favolette
Palazzo Tumino dovrà diventare la sede della cittadella giudiziaria e Palazzo Tumino è lì e non lo diventerà mai. Non lo diventerà mai perché il sindaco Cassia ha dimostrato inefficacia, inoporosità e inadeguatezza nell'amministrare la cosa pubblica. E il Teatro Marino dovrà diventare l'elemento connettivo tra rilancio del centro storico e un'offerta culturale diversa. Bene, il Cinema Marino, il Teatro Marino è lì. I lavori dovevano essere completati entro agosto del 2022, siamo ad aprile del 2023 e ancora manco se ne parla e forse manco la prossima amministrazione arriverà a vedere i lavori completi. Ma questo è quello che dice sì, il problema di tutte le amministrazioni, perché da noi i tempi sono lunghi qua e là. No, cioè no, tu no. Pensi che il sindaco Cultrera potrebbe farlo? Assolutamente una cosa del sì. Genere. Il sindaco Cultrera ha le capacità per farlo. Ha tutte le carte in regola per poter governare la città. E poi avrà anche qualcuno diciamo vicino. Mi auguro di sì, però Giovanni Cultrera è una persona per benissimo, è una persona che è radicata nel territorio, è una persona che conosce i problemi, è una persona che conosce la macchina amministrativa. Quando è stato chiamato a ricoprire ruoli istituzionali ha dimostrato sempre di saper fare e di saper far bene. Quindi bisogna davvero invertire la rotta, perché occorre raccontare la verità alla gente di Ragusa e non dire favole e chiacchiere. È tempo di dire le cose per bene e serie. Sai, questa cosa ho detto una cosa e poi gli altri gli dicono che non è così, è una storia che copriamo, che seguiamo da 4-5 anni, no? Poi c'è il territorio che gli dice così, cioè lui... E anche a tutta l'opposizione che aveva, gli ha fatto un mare di comunicati, ora magari sono con lui. Ma qual è allora la strategia di Cultrera con il gruppo Insieme, con altri, ho visto lo destro che già è stato considerato addirittura assessore, quindi la squadra l'avete già pensata voi? Assolutamente sì, è una squadra qualificata a sostegno di Giovanni Cultrera che ci ha messo tutto l'entusiasmo possibile e immaginabile sì, in questa avventura. Lo stiamo vedendo anche nelle immagini che abbiamo fatto. Devo dire che c'è volontà di fare bene e di offrire alla città delle soluzioni a tanti tanti problemi. Insieme agli alleati stiamo costruendo un programma per la città. Non un libro dei sogni, ma un programma basato su quelli che sono dei fabbisogni reali. Stiamo incontrando i commercianti, gli artigiani, le associazioni di categoria, le associazioni dei disabili, insomma stiamo girando in lungo e largo per capire quali sono i reali bisogni della città e a questo offrire delle soluzioni. E devo dirle, direttore, che molte volte le soluzioni ci sono già e vengono offerte da chi vive i problemi realmente. Abbiamo visto per esempio che il vostro, diciamo la sede elettorale del sindaco Cultrera è in pieno centro, no? In un locale che non si può capire come non sia utilizzato, insomma, perché un locale che è in via Roma, Cazzarola, perché non c'ha... Che succede? All'inizio dicevo il sindaco Cassì mistifica la realtà ed è questa la verità dei fatti. Il centro storico doveva essere riqualificato, rivitalizzato, invece nulla è stato fatto. Tante attività hanno chiuso, hanno scelto posti diversi. Ma io sfido chiunque a fare una passeggiata in via Roma alle 8 di sera. Troverai il deserto. E quando si dice che una buona amministrazione può fare la differenza, è davvero evidente. Andate a Scicli, andate a Mosca, andate a Vittoria, troverete un fermento, un'effervescenza che a Ragusa non c'è. E di chi è la colpa? A qualcuno la dobbiamo dare la colpa. Certamente non a Giovanni Cultrera che non ha governato. Io le dico che Giovanni Cultrera ha le capacità per fare bene. Ha di suo delle relazioni, dei rapporti di assonanza piena con il governo regionale, col governo nazionale che può portare vantaggi assoluti alla città. Chiama Giorgia per dire. È del tutto evidente che questi rapporti ci sono, io mi auguro che possano essere messi a disposizione della città per davvero l'amore verso questa comunità. Senti, ingegnere Tumino, il centro storico, una cosa che è stata sempre detta è che oggi è abitato in modo
Cioè, ma secondo voi cosa bisognerebbe fare? Buttare a terra tutto, ricostruiamo, cosa bisogna fare? Perché c'è una specie di linea di demarcazione, dopo Forza Italia è terra di nessuno quasi. È diventata terra di nessuno perché qualcuno quasi l'ha voluta, diciamo, fare diventare che sia terra di nessuno, perché negli ultimi anni non c'è stata una programmazione. Niente. Ecco, prima dicevo degli strumenti di pianificazione urbanistica, si è pensato a fare altro anziché mettere mano allo strumento particolareggiato. Bisogna rivedere il piano particolareggiato dei centri storici in maniera tale da consentire a chi ha voglia, interesse e disponibilità di vivere secondo gli standard del moderno abitare. Oggi non è possibile farlo. Se qualcuno dei cittadini ragusani ha voglia, tempo, risorse per volere fare un investimento in centro storico, si va a scontrare con delle norme molto molto rigide che certamente non regolatore, il piano particolareggiato, bisogna agire su questo. Allora, immediatamente, una delle prime cose che bisogna fare è mettere mano agli strumenti urbanistici, sia quelli generali che quelli particolareggiati. Ma questo piano regolatore, faccio un esempio, no? Cambia il sindaco, il piano regolatore che è arrivato, è stato approvato in giunta, che fine fa? Il piano regolatore che è stato approvato in giunta deve essere rivisitato perché non è rispondente ai bisogni della città. Quindi, lo dicevo poc'anzi, si deve fare un ragionamento diverso, bisogna fare una concertazione vera, cosa che non è stata fatta con l'attuale amministrazione, capire davvero di cosa ha bisogno questa città. In questo momento si sono fatte solo chiacchiere. E allora a questo punto penso che possiamo andare a chiudere perché è stato molto interessante. Cosa farete nei prossimi giorni? Perché è chiaro che un sindaco uscente, io non parlo di Cassì, un sindaco uscente dietro a 4-5 anni, 5 anni di lavoro, di comunicazione. Cosa possiamo fare? Cosa potete fare ora che noi ci stiamo incontrando persone? Il vostro programma elettorale, perché ora è importante, non si facevano i comizi, oggi non si vanno, però oramai disposta ad ascoltare i comizi. Continueremo a fare quello che stiamo facendo in questi giorni, incontrare la gente, fare il porta a porta, raccogliere inviti, suggerimenti e nelle prossime settimane faremo un incontro pubblico in cui presenteremo alla città il programma elettorale, assolutamente sì. E come detto, non sarà un libro dei sogni, lo concentreremo su 10-11 punti per il quale poi chiederemo alla gente di Ragusa di valutarci a rendiconto di un'attività di governo. Questo è quello che intendiamo fare e questo è quello che offriremo alla città. La coalizione, lo ripetiamo solo per chi non fosse stato attento fino ad ora, oltre Insieme ci sono Fratelli d'Italia, poi c'è Forza Italia e la Lega è Ragusa in movimento. Devo dire che è una coalizione unitaria e che ha acclarato un principio di identità. Vi sono i partiti che gravitano attorno all'area di centrodestra che si sono messi tutti insieme per offrire alla città di Ragusa un candidato credibile che possa governare la città senza indossare maschere, col coraggio di dire quello che siamo. Noi apparteniamo a quest'area di riferimento e ne siamo anche orgogliosi. E l'area di centrodestra è quella e non si può dire non vogliamo i partiti. Assolutamente no, perché mi consenta, direttore, di dire una cosa. Dall'altra parte abbiamo una miscelania davvero particolare. Io ho letto più di 500 comunicati, ho letto tante interrogazioni contro Cassì e ora ad un tratto, folgorati sulla via di Damasco, si sono ritrovati tutti insieme. Non so secondo quale visione, secondo quale programma, forse per il potere, ma questa non è amministrazione. E insomma, alla fine lo sceglie il carro, poi bisogna essere vincitore. Grazie Maurizio Dumino, che come abbiamo detto è il referente della lista Insieme in questo momento, la battaglia è con il sindaco candidato Giovanni Cultrena. Ci vedremo, perché ora ancora abbiamo un mese, che alla fine la campagna elettorale è iniziata, un mese e 15 giorni, avremo senza dubbio il tempo di incontrarci. Grazie, grazie direttore, grazie. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo prodotto nei periodi di pascolo con essenze spontanee, dalla lavorazione artigianale della pasta filata, nasce il Ragusano DOP, formaggio tipico con denominazione di
di origine protetta, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito. Raccomandato dal Consorzio di Tutela, conosciuto dal MIPAF. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il ragusano DOP e sai cosa mangi. Avete visto anche la grinta di Maurizio Tumino, che non ha avuto peli sulla lingua, se l'è presa con il sindaco. Però attenzione, ognuno fa il suo lavoro, non c'è dubbio, il candidato sfidante deve in qualche modo minare la capacità, le colonne del sindaco uscente. E poi i sindaci uscenti hanno sempre il vantaggio di aver avuto 5 anni a loro favore. Avevo annunciato ieri che oggi avremmo parlato di una cosa molto interessante. Ora abbiamo realizzato 9 minuti circa di immagini che fanno riferimento alla cerimonia che c'è stata ieri alla caserma Fava Garofalo, che è la sede della scuola allievi di carabinieri di Reggio Calabria. Ieri pomeriggio si è concluso il 141esimo corso formativo, il primo ciclo, intitolato alla medaglia d'oro al valor militare eroe della Resistenza Filippo Bonavitacola. E quindi i giovani carabinieri, gli allievi carabinieri, giovani non c'entra niente, gli allievi carabinieri hanno giurato. Tutti 680, né uno e due, la bellezza di 680 hanno giurato di fronte alle autorità cittadine, ma ai massimi vertici dei carabinieri, ma anche di fronte a tantissimi cittadini e tantissimi familiari che hanno avuto un compito molto serio, quello di consegnare gli alamari, che sono queste mostrine argentate, a tutti i carabinieri che hanno giurato. Prima hanno giurato e poi li hanno il comandante lo ha fatto simbolicamente con i capigruppo, ma poi ogni genitore è andato a mettere gli alamari ai propri figli, parenti e cose del genere. Una cerimonia davvero molto emozionante. Abbiamo realizzato questi 9 minuti, sono con l'audio originale, quello che è, ma c'è poco da dire, non si può raccontare una cosa del genere, ma le immagini sono molto molto suggestive. Io quindi vi lascio con questo servizio che potete girare, già abbiamo avuto consensi dal Canada addirittura, perché gli è piaciuto molto questo servizio. Vediamolo. Thank you.
battaglione di formazione della scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria su 4 compagnie allievi. I compagni della Regione Calabria, della città metropolitana di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria fanno il loro ingresso. Battaglioni attenti! Compito di formare un numero sempre crescente di giovani carabinieri, di cui l'Arma e l'Italia hanno fortemente bisogno, in un momento particolarmente favorevole, che vede la netta ripresa agli arruolamenti, tanto che negli ultimi 12 mesi la scuola di Reggio Calabria ha formato oltre 1200 allievi carabinieri. Avete ricevuto in questi intensi mesi di corso un addestramento aggiornato e completo e, specialmente, vi sono stati trasmessi i valori morali che da sempre contraddistinguono il carabiniere. Sappiate onorare con il vostro impegno di ogni giorno l'esempio di coloro che ci hanno preceduto. A voi, carabinieri del 141esimo corso, orgoglioso di essere stato il vostro comandante, rivolgo i più calorosi auguri di ogni successo e di ogni soddisfazione. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia! Allievi Carabinieri, generale di divisione Carlo Cerrina, comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale di divisione Pietro Salzano. Battaglione, attenti! Riga! Frunde! Saluto! Posizione! In nome di un'antica tradizione ti affido gli alamari, simbolo sacro di ogni carabiniere. Indossali con onore, orgoglio ed incondizionato senso del dovere, memore dei silenziosi e spesso supremi sacrifici di chi ti ha preceduto ed esempio per coloro che ti seguiranno. La persona che se ne adonna.
così sia per seguire il costume sia per la loro capace di indicare il rango della persona che li indossava, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo gli alamari entrarono a far parte delle uniformi degli eserciti. Battaglione Riposo. A me la bandiera. Battaglione Attenti. Presenta onori alla bandiera d'istituto della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Mesi intensi, pieni di attività, lezioni, esercitazioni, svolte sotto la direzione dei vostri comandanti, ma anche di docenti esterni. Ricordo, a Natale 2022 e a Pasqua 2023, la donazione di alcuni regali ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale, bambini assistiti dalla Caritas di alcuni paesi. Molto bello, chi vuole può prendere il video sul sito teliblea.it e quindi poi farlo girare, mandarlo agli amici e a chi vuole lui. Allora, chiudiamo con un accenno di sport al Giro di Sicilia che oggi si è conclusa, devo dire che è stata una manifestazione ben organizzata, azzeccata, da noi è passato soltanto nella fra Vittoria.
questo però ci è servito per asfaltare un po' di strada, questa è una cosa che ci fa sempre piacere. Questa è l'ultima tappa, purtroppo Damiano Caruso è caduto, quindi ha avuto i suoi problemi a vincere il Giro di Sicilia, le quattro puntate, e il Lutsenko, un grande ciclista. Poi diciamo il primo degli italiani, quarto, è Fabio Albanese. È stata una bella gara senza dubbio, poi ne parleremo la prossima settimana, quindi questa è l'ultima tappa e l'arrivo. Ora vi lascio con Gianni Papa che parla di rugby, una competizione possiamo dire internazionale fra Ragusa, Malta e San Marino. Molto bello, molto interessante. Con questo noi chiudiamo il nostro indice. Grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa sera riavviamo con noi, dopo qualche mese, Erban Di Natale, come sapete è il presidente del Rugby Ragusa, del Ragusa Rugby Union. Perché? Per una iniziativa molto interessante della quale parleremo. Diciamo brevemente, guarda, la prima squadra maschile e femminile ha finito, la prima squadra maschile sta facendo diciamo il girone B, l'altro girone, non la pool promozione, ma l'altra. Era un po' quello che i programmi di quest'anno, perché le idee di ritornare, di provare a ritornare in B sono rimandate. Sì. Ma ci sono, sì. No, l'idea non è accantonata completamente, perché noi il mondo... Oh, era chiaro che quest'anno... Sì. Ma poi mi pare che è stata una scelta proprio del Rugby Ragusa, di ripartire dalla C, non dalla B, a cui aveva diritto. Assolutamente, sì. Benissimo. Noi... Invece parliamo, detto questo, e fatti i complimenti, anche perché la prima partita so che il Ragusa ha vinto contro quegli ammirevolissimi ragazzi che sono i Briganti di Librino, che fanno una cosa, credetemi, straordinaria, perché lottare contro il degrado più impressionante. Anzi, cosa fate? Faremo, anche con voi che ci verrete a trovare ovviamente, faremo un torneo tra virgolette internazionali, dove ci saranno appunto degli ospiti che vengono da fuori ovviamente, e questo torneo è stato volutamente e fortemente dal comitato regionale ovviamente siciliano. Quindi una dimostrazione della stima di cui qualcosa di Ragusa, ovviamente. Assolutamente. E sì, anche del meraviglioso campo di cui noi abbiamo colto questo appello e domenica cerchiamo di appunto essere in campo per questo torneo internazionale. Le squadre che ci saranno ovviamente sarà Malta, che è proprio vicino a noi, a ridosso a noi, ma un'altra squadra in particolare ci sarà San Marino. È una novità assoluta, tra l'altro. Assolutamente sì. E ascoltami, il bello di questo, tutto in una giornata si chiuderà, sì, che è domenica, giorno 16. Il bello di questa, non lo so, ha un nome? Di questo torneo? Sì. Seven, è un torneo Seven internazionale. Il bello di questo è che, come posso dire, è Seven, ma è a tutto tondo, perché coinvolge le prime squadre, la squadra femminile e soprattutto, cosa più importante, il mini rugby. Sì. Spieghiamo un po'. Ecco, sì, e diciamo che il torneo verrà modulato in questo senso, che alle 10 di mattina, intanto si presenteranno un poco prima le squadre per la presentazione ovviamente, eccetera, l'accreditamento, eccetera, e poi alle 10:30 inizierà il torneo vero e proprio, dove si sfideranno queste squadre maschili di Malta, San Marino, Ragusa, e ci saranno due rappresentative siciliane ovviamente, quindi la Sicilia 1 e Sicilia 2 a livello maschile, e poi ci saranno appunto le femminili. Che Ragusa tra l'altro c'è una squadra... Che Ragusa ha come femminile, perché già noi abbiamo fatto quest'anno anche il torneo di Serie A, che è andato bene per le ragazze, bene per tutti noi ovviamente, bene per il territorio ovviamente, perché ci siamo fatti conoscere in tutta Italia a tutto tondo, abbiamo cucito dei rapporti diciamo con i cugini. Tra l'altro mi pare che abbiamo avuto qualche giocatrice in nazionale, no? Qualcuno è andato su a fare anche rugby a 13, e quindi il rugby a 13 è un rugby league che si gioca anche a tutto tondo, perché cosa che faremo non a 15, eh?
Però è il rugby a 7 mi sembra una specie di barzelletta, ma però se è fatto ci fanno le Olimpiadi, figurati. Infatti ormai, ma è una mia opinione, forse perché è un vecchio signore che è appassionato di un altro rugby. Sì, però i ragazzi si divertono, corrono a tutto tondo, è uno il 7, il 7 è uno sport veramente dove deve avere due polmoni a bandici, è ovvio. Allora, quindi Ragusa, Malta, San Marino, due selezioni siciliane, poi ragazze, selezione siciliana, ragazze, maltese pure. Le ragazze maltesi. Sì. Anche la speranza il cronoprogramma, appunto, come partiva, che partiremo alle 10:30 con queste squadre sia maschili che femminili, a mezzogiorno 10:30 se rispetteremo, poi ci sarà il pomeriggio anche, sì, certo, ci saranno i ragazzini che giocano, appunto, il e poi ci sarà birra e poi fino alle 4, e soprattutto il terzo tempo fino alle 4 durerà il torneo, ovviamente, dopodiché ci sarà il famoso che è una cosa tempo. Che tutti hanno provato a imitare, ma ci non si rendono conto che non è l'idea che è banale, è lo spirito con cui fai la cosa, l'idea è elementare, lo puoi fare sempre e dovunque, di comunione che ci accomuna, appunto, ecco, a questo terzo tempo dove finite le velleità del gioco. Allora Davide, io Malta ha comunque un'idea, non ho idea di cosa sia San Marino a livello rugby, anche se in una zona dove c'è il rugby. Sì, certo, sì, nelle zone limitrofe è chiaro che tutti fanno rugby lì, nella zona di San Marino. Il valore tecnico posso dire che io conosco bene Malta, che ci abbiamo giocato più volte, sia a livello, appunto, internazionale che a livello di club, è un valore molto alto, perché loro hanno una bella squadra, hanno dei ragazzi che, insomma, molto competitivi, sia maschile che femminile, perché hanno delle però è molto importante che venga una squadra da San Marino. Assolutamente. Quindi sì, questi verranno il giorno prima, quindi dormiranno qua, certo, probabilmente anche il giorno, la notte stessa dormiranno qua. Sì, quindi sì, gente sì. Che viene poco quando si muove una squadra di rugby, minimo sono 25-30 persone, con tutti l'ingresso è ovviamente gratuito. E diciamo che è bellissimo il fatto che questo nostro meraviglioso campo, per il quale ognuno per la sua quota parte si è battuto, io compreso, da non diciamo quanto tempo perché è triste, così avrà una specie di battesimo e consacrazione ufficiale. Assolutamente. Allora, domanda, il campo rimane perfetto, ha problemi, no? Com'è? No, attualmente il campo no, il manto, proprio se parliamo del manto erboso, sì, sotto questo profilo, che è quello sintetico, ormai non ha alcun problema, anzi è stato omologato ultimamente a dicembre, perché era scaduta l'omologazione, abbiamo rinnovato l'omologazione che ci aveva chiesto la federazione, per cui il campo è 100% diciamo utilizzabile, 100%. Ma io attivo. Onestamente nel sud non so quanti ce ne siano a questi livelli. Adesso diciamo che nel sud dobbiamo dire che sono stati spesi un po' di